Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti e grazie per essere così numerosi ad aver accolto la nostra proposta. Per la nostra scuola è diventata una tradizione festeggiare a gennaio il patrono dei sordi, San Francesco di Sales, che sarebbe il 24 gennaio. Fino a 2 anni fa le feste si svolgevano a scuola. Ed erano partecipate da tantissime persone, sorde e udenti. Ora, dallo scorso anno, abbiamo pensato a questa modalità online che ci ha costretto a cambiare completamente il consueto programma, ma nello stesso tempo ci permette di raggiungere tantissime persone, docenti, studenti, operatori, genitori. E altre persone che sono interessate al mondo della sordità. Questo evento rientra nel programma del progetto Conoscere la sordità, che da anni è condiviso dalla scuola con il distretto Lions 108 TA3. L'obiettivo di questo progetto è di far conoscere il mondo dei sordi, divulgando anche la lingua dei segni, con la finalità di migliorare l'inclusione tra sordi e udenti. Il tema che vi proponiamo oggi è l'arte, arte che trova espressione attraverso la LIS, definendo e creando delle specifiche discipline artistiche tipiche del mondo dei sordi. Per questo abbiamo invitato tre graditissimi ospiti, Fabio Zamparo, Walter Di Marco, Lucia Daniele, che purtroppo ci ha lasciato dei contenuti da proiettare, ma proprio da ieri sera non è in forma, purtroppo il periodo non è dei migliori e quindi non può essere presente. Ma noi la ringraziamo comunque per la collaborazione, per aver accolto l'invito nostro. Nella seconda parte del nostro incontro saranno annunciati i vincitori del concorso Includiamoci, promosso dalla nostra scuola, rivolto agli allievi sordi e udenti delle scuole primarie, elementari e secondarie di primo grado, le scuole medie, di tutto il territorio nazionale. Ha voluto essere un'occasione di riflessioni sui valori della diversità. Diversità non che esclude ed emargina, ma che arricchisce e rende preziosa la presenza di ognuno nella comunità. Devo dire che ci ha sorpreso la larga partecipazione riscontrata, l'entusiasmo dei docenti, i quali hanno accolto la nostra proposta, e soprattutto le originali risposte date dai bambini e ragazzini, a volte anche molto divertenti. Ci parlerà del concorso la professoressa Zeppieri Federica, che è stata componente della commissione che ha selezionato i vincitori. In questo momento sono collegate con noi numerose classi di alunni e studenti, con i loro insegnanti, da molte città d'Italia. E questo è l'aspetto più consolante di questa modalità online a cui ci siamo dovuti abituare. Passo ora la parola alla nostra dirigente, la professoressa Isabella Pinto, che si trova a Roma. Come sapete, la nostra scuola è un istituto nazionale con sedi a Padova, Torino e a Roma. E a Roma c'è anche la nostra sede legale e di dirigenza. Preside, a te la parola per un saluto a tutti. Allora, sì, intanto buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra tradizionale festa di San Francesco di Sales. Devo dire che ringrazio intanto sempre la professoressa Caccaro per l'entusiasmo e l'energia che mette nell'organizzazione di questa festa. Anche a distanza vi assicuro che non è, l'impegno non è poco, anzi. E vantaggi e svantaggi di essere a distanza. Lo svantaggio è che non ci vediamo e che non stiamo insieme, perché era una bellissima festa, ricca, una giornata densa di impegni, ma molto
calorosa, non so come dire, cioè si sentiva proprio l'affetto di tutti quelli che intervenivano a questa manifestazione, anche delle scolaresche che venivano però solo dall'Interland padovano, casomai dall'Emilia. Per noi è stato molto bene. Prego. No. Un'interferenza. Il vantaggio di essere a distanza è che siamo tantissimi da tutta Italia, quindi hanno potuto essere presenti oggi tutte le scuole che hanno partecipato e siamo tutti insieme. Dobbiamo, secondo me, sempre prendere il buono anche dalle circostanze più avverse. E ringrazio il governatore Lyons, l'ispettore. Io adesso non so se sono riusciti a intervenire perché non sono riuscita a trovare sì, il governatore, lo vedo, buongiorno. Buongiorno, ecco. E tutti gli intervenuti. In particolare, so che c'è, non la vedo, ma è con noi un'eminenza del mondo dei sordi e della lingua dei segni che è Virginia Volterra. È diciamo sicuramente la persona che in Italia ha cominciato anni e anni fa a studiare la lingua dei segni ed è realmente una persona che, a cui secondo me la comunità sorda deve tanto in termini di riconoscimento di una lingua e non di un modo di comunicare alternativo e occasionale. E rivedo volentieri la maestra Giorgia Bonatti, una nostra ex docente che per esigenze familiari si è trasferita in Liguria lasciando un pezzo di cuore nella nostra scuola, e appunto anche Carla Tieto che era una mia collega, eccellente collega di sostegno quando insegnavamo entrambe a Rossellini, so che poi si era trasferita anche lei a Padova, quindi mi fa piacere vedere che è un'occasione in cui ci si ritrova tra persone anche molto diverse. I bambini, io ero l'altro giorno a Via Nomentana nella sede della nostra scuola primaria e i bambini stavano tutti lavorando a questo concorso che viene sentito veramente tantissimo nella nostra scuola, però adesso mi rendo conto anche nelle altre scuole. E noi continueremo a organizzare la festa di San Francesco di Sales perché secondo me è una bella occasione. Continueremo nonostante delle difficoltà che non ci nascondiamo legate al futuro della sede di Padova, ma la professoressa Caccaro continuerà, come dire, a darci questo contributo e anche altre forme di contributo, perché vi assicuro che è una risorsa assolutamente preziosa. Vi dico subito, io alle 10 ho una riunione, potrò stare forse fino alle 10:10, un'altra riunione per una situazione purtroppo urgente, ma poi rientro, faccio così, se la professoressa Caccaro, che giustamente in questi casi tiene le fila di tutto il discorso, me lo consente, esco, entro da una riunione all'altra, perché così cerco. Alle mie spalle vedete la professoressa Pardi, che quest'anno è la vicepreside di questa della sede di Roma, responsabile anche delle scuole medie, docente di lettere specializzata nelle scuole medie, quindi insomma più o meno ci siamo tutti, anche se io adesso mi devo rimascherare perché dovrei stare proprio mascherata in un modo assoluto. Quindi buona giornata, buona festa e grazie a tutti per la partecipazione. Grazie, presidente. A voi. Governatore Giovanni Nardelli, governatore del distretto Lyons 108 TA3, innanzitutto grazie per la condivisione di questo progetto e per l'ospitalità che ci dai nella tua sala Zoom. A te la parola. Grazie Arianna, grazie davvero di cuore. Io porto il saluto del Lyons Club International, che è un'organizzazione di volontariato internazionale, e nella condizione particolare di oggi del distretto 108 TA3. In pratica stiamo parlando di 4 province: Padova, Venezia, Rovigo e Treviso. Quindi sappiate che questo piccolo grande nord-est oggi contribuisce all'iniziativa dell'ISIS Magarotto di Padova, perché se lo merita, ma soprattutto perché ci crediamo, e poi perché Arianna fa parte della nostra organizzazione, quindi ha tutta la nostra stima e il nostro appoggio. Ma direi che l'occasione è davvero rara, perché andare a scuola di espressività e di emozioni non è da tutti e tutti i giorni. Quindi desidero ringraziare la dottoressa Pinto, ovviamente, che mi ha preceduto nel saluto, così come Virginia Volterra, che conosciamo ovviamente da sempre per il suo impegno,
Ma ovviamente in ultimo anche gli attori di oggi, cioè Walter Di Marco, Fabio Zamparo e ovviamente anche Lucia Daniel. A tutti loro un grazie davvero di cuore da parte del Lions Club International, perché queste iniziative devono essere portate avanti e hanno un loro valore sociale, oltre che emotivo, davvero importante. Grazie a tutti e grazie ad Arianna. Grazie governatore, grazie anche per la tua presenza e la vicinanza a questo progetto. Adesso proviamo a dare la parola all'ispettore Gaudio. Bene, intanto buongiorno a tutti, io vi porto il saluto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e del nostro direttore, la dottoressa Palumbo, e vi ringraziamo di questo invito e anche di questa iniziativa, perché è veramente un'iniziativa molto importante sul territorio, e ringrazio particolarmente la professoressa Caccaro, che insomma abbiamo conosciuto essere veramente una grande protagonista molto attiva sul territorio, e speriamo appunto che l'Istituto Magrotto di Padova possa in qualche modo così risolvere alcune difficoltà legate proprio anche alle iscrizioni. Crediamo insomma che sia importante mantenere questa sede viva e mantenere soprattutto la tradizione e la storia che questa sede rappresenta per il nostro territorio veneto. Complimenti anche per l'organizzazione di questo seminario, di questa attività, che è molto importante anche ai fini proprio della formazione del personale, e auguro a tutti veramente un buon lavoro. Grazie ispettore, grazie mille. Doveva essere presente il presidente della provincia, ma per un impegno imprevisto mi ha mandato un'email con preghiera di condividerlo con voi, i suoi saluti e la sua riflessione sulla giornata di oggi. Ve la leggo. Buongiorno a tutti, il presidente Bui Fabio, presidente della provincia. Buongiorno a tutti, purtroppo a causa di un imprevisto non mi è possibile intervenire, ma ci tengo a inviare a tutti voi un caro saluto. Innanzitutto ringrazio la professoressa Caccaro per l'invito e mi complimento per aver organizzato questo incontro, che è senza dubbio utile, strategico e molto partecipato. Si tratta di un'occasione importante per far luce sulle sfide che la diversità pone alla dimensione organizzativa e didattica. Partire dall'arte credo sia la carta vincente, perché tocca diverse passioni e sensibilità, soprattutto nei ragazzi. Sono convinto che su questi temi ci sia una grande urgenza, che non si possa perdere tempo, perché migliorando l'inclusione tra persone sorde e udenti migliora l'apprendimento individuale, il coinvolgimento sul piano fisico, cognitivo ed emozionale. Per questo rivolgo un plauso sincero per tutte le iniziative promosse, per l'attenzione e l'intraprendenza verso questi temi che hanno un incessante bisogno di innovazione, confronto e stimolo. La partecipazione all'incontro di oggi e i premiati al concorso sono il segno di quanto importante sia questa iniziativa per la valenza educativa, per l'autostima e la fiducia che i ragazzi possono e maturano in se stessi, possono maturare in se stessi. Molti traguardi sono stati raggiunti, ma molti processi devono ancora essere implementati per rendere i principi inclusivi sempre più adeguati. Come provincia siamo sempre stati molto vicini all'assistenza di queste persone e assicuriamo la nostra collaborazione per diffondere la conoscenza delle problematiche legate alla sordità e alla diffusione della lingua dei segni. In bocca al lupo per tutte le vostre attività e complimenti più sinceri ai vincitori del concorso che saranno premiati. Fabio Bui, presidente della provincia di Padova. E ringrazio il presidente per questo suo intervento, anche se non ha potuto essere presente. Io direi che prima di iniziare non posso mancare di dare la parola a Virginia Volterra, che veramente onora tutti noi per la sua presenza. Chiedo a Virginia se ci porta un saluto. Federica, riesci a trovarla? Virginia, se prendi il microfono, lo apri.
Ho fatto, ci ho sono. Fatto, ci sa- eccoti, grazie per questa tua presenza. Io veramente a questo seminario mi ero iscritta solamente proprio per seguirlo, perché ultimamente stiamo scrivendo con Rosaria Giuranna e Tiziana Gulli un articolo sulla poesia in LIS, abbiamo ripreso questo argomento, quindi ero molto curiosa di seguire anche alcuni degli artisti di cui noi ci occupiamo, e mi sembra un'iniziativa bellissima, devo dire, non immaginavo tanta presenza di scuole e mi pare veramente una cosa bellissima. Io, come sapete, collaboro molto con la scuola di Via Nomentana ormai da secoli, e il nostro gruppo del CNR continua questa collaborazione, siamo anche vicini fisicamente, e quindi auguro un grande successo e altre iniziative come queste, perché, come diceva giustamente Isabella, la distanza in alcuni casi può essere un fatto positivo perché ci permette di essere tutti insieme. Complimenti davvero. Grazie, grazie Virginia. Allora, prima di passare la parola a Fabio Zamparo, che sarà il coordinatore di questa sezione dedicata all'arte, voglio fare un ringraziamento particolare ai colleghi che mi hanno aiutato a realizzare questa giornata, in particolare la professoressa Zeppieri, che la vedete lì, anche il regista della nostra stanza Zoom, ma anche i colleghi Gaggiano Giuseppe e Emanuele Ricci, che hanno fatto parte della commissione che ha valutato tutti i contributi del concorso, e in particolare anche all'interprete Marianna, che sta interpretando in questo momento, perché è stata proprio, ha collaborato proprio fattivamente per la realizzazione di questa giornata, e poi ovviamente tutto il personale, i colleghi della scuola, il personale ATA che ha collaborato per l'aspetto tecnico, per tutto quello che serve. Quindi grazie veramente a tutti. Passo ora la parola, o meglio passo il segno, a Fabio Zamparo, che ci introdurrà nel tema dell'arte insegni. Quali forme d'arte possono essere valorizzate ed espresse attraverso la LIS? Espressività ed emozioni, questo è il titolo della relazione. Fabio è un nostro ex allievo, è ora laureando in scienze del linguaggio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e ha la passione per il teatro. È ora anche videomaker e crea video sulla comunità dei sordi. Inoltre gestisce una pagina social dal titolo The Deaf Wonderland. A te la parola, Fabio. Federica adesso provvede, io mi tolgo. Vi chiedo di mettermelo in pin perché non è evidenziato, Fabio. Grazie. E si può togliere anche Marianna dal PIN? Grazie. Buongiorno a tutti. Spero che mi vediate bene. Spero che la connessione ci aiuti. Prima di tutto ringrazio per avermi invitato a questo evento. È un evento molto importante, bellissimo. Ricordo nel periodo in cui io ero studente, proprio all'Istituto Magarotto, le feste che si sono susseguite negli anni di San Francesco di Sales. E una volta uscito dal diploma mi sono chiesto se avrei potuto continuare a festeggiare questa grande ricorrenza. Chiedo di spegnere il microfono, c'è un microfono acceso, grazie. Scusate. C'è il microfono di una classe con bambini. Provo a spegnerlo io, Rita, poi magari tu lo riattivi. Sì, sì, grazie. Così. Grazie. Scusate. Quindi sono di nuovo qui per festeggiare il nostro patrono. Sono anche in un'altra veste del coordinatore del
di questo incontro sull'arte insegni, coordino questo incontro dell'arte insegni, che è molto importante. È molto importante perché la lingua dei segni non è solo una lingua da imparare, è una lingua che è collegata alla cultura sorda, all'arte, che fa parte di una comunità in cui ci si può immergere attraverso questa lingua e si può imparare molto di più. Ogni lingua ha una sua cultura e ogni lingua è importante. Mi presento innanzitutto, mi chiamo Fabio. Il mio segno nome è quello che vedete allungato sugli occhi, quindi Fabio Zamparo. Ma di che arte stiamo parlando? Allora, arte abbiamo l'arte figurativa, e abbiamo due segni in lingua dei segni che distinguono l'arte figurativa, questo, e l'altra performativa, di cui parleremo oggi. E il fatto che esistano due segni distinti è perché il significato di arte in questi due ambiti è diverso. Nell'arte figurativa noi abbiamo ciò che ci viene anche insegnato a scuola, no? L'arte in generale, l'arte, la storia dell'arte, i disegni, i quadri, la pittura. Questa è l'arte figurativa, che è collegata anche al materiale che uno utilizza. Mentre l'arte performativa esprime, soprattutto nel nostro caso, la nostra cultura, parte dalla comunità, dalla lingua che viene usata, l'evidenza, la mette in evidenza, è comunicativa linguisticamente parlando, e lingua, cultura e comunità influenzano l'arte performativa di cui vi parlerò. Qual è l'influenza di quest'arte che abbiamo in quest'arte performativa? L'arte esiste in tutto il mondo e in tutto il mondo lancia i suoi messaggi secondo canali diversi, ma voi ben sapete che l'arte si differenzia nel mondo. Perché? Perché è influenzata dalla cultura locale, dalla comunità che vive in questa parte del mondo. Noi, in quanto esseri umani, abbiamo un'arte dentro di noi, l'arte è in noi. A volte l'arte è più presente in noi, a volte l'arte è meno presente in noi. Ognuno di noi è diverso e vive l'arte in modo diverso. Ricordo benissimo quando ero giovane e sentivo l'arte dentro di me, ma era chiusa dentro di me. Ero timido, mi vergognavo, avevo difficoltà. E grazie alla scuola, all'Istituto Magarotto e alla vita in convitto con i laboratori teatrali che abbiamo fatto, alle quali io devo dire ho partecipato per curiosità, perché per me era una scoperta e ho approfittato delle occasioni che mi sono state date, mi sono sentito coinvolto, ho visto il teatro, gli stimoli continui che ho vissuto hanno dato la possibilità a quest'arte che rimaneva chiusa in me di uscire, di diventare mia. E poi gli scambi culturali con altre persone sorde, con altre opere artistiche, il vedere il mondo del teatro in generale, tutte le sfaccettature che quest'arte performativa poteva permettere, mi ha permesso di capire quale fosse la mia, di poterle distinguere e potermi distinguere. Ognuno di voi ha l'arte dentro di voi. Serve solo una chiave di accesso per fare in modo che venga sbloccata. Serve scoprire cosa potete esprimere. Ma esiste l'arte nella comunità sorda? Ma certo che esiste, e lo dico con un sì grande. È l'arte che ci tiene uniti, che permette a noi di esprimere un'identità attraverso una lingua. L'arte esiste da sempre, la lingua dei segni esiste da sempre. Pensiamo all'antica Roma. Magari qualcuno di voi non è a conoscenza che nel periodo dell'antica Roma, e abbiamo documentazione in merito, esisteva un console nobile romano che era sordo e muto, ma che era bravissimo nell'arte figurativa, nell'arte pittorica.
Immaginate, una persona che non sentiva nulla, ma aveva degli occhi che funzionavano alla grande, aveva delle mani che sapevano esprimere quello che lui vedeva. Quindi esisteva già nell'antica Roma l'arte dei sordi. Poi ci sono state le evoluzioni della storia, della cultura. Quindi perché nasce l'arte? A cosa serve? Ma l'obiettivo è semplice, è quello di comunicare quello che uno ha dentro di sé e farlo emergere, portarlo fuori, in un modo accessibile, a volte in un modo metaforico, non accessibile a tutti. È logico che dipende anche dai canali che vengono utilizzati. Si può usare la voce e l'udito e quindi si parlerà, si ascolterà. Oppure possiamo usare il canale visivo, gestuale, quello della lingua dei segni, che si vedrà, una comunicazione che si vedrà, un canale misto, un passaggio da una lingua all'altra. L'arte inoltre ci permette di vivere una cosa importantissima, la condivisione delle esperienze. La mia esperienza diventa la tua diventa la mia. E l'arte ci permette di riflettere, ci permette di sentire determinate cose, a volte cose forti, positive, profonde, a volte un po' più leggera, ci può emozionare, ci può anche rattristare. Questa è l'arte e questo dipende anche da come noi la esprimiamo o la viviamo. Possiamo fare anche un confronto con quanto si è vissuto nel XX secolo e quanto viviamo oggi e c'è un'enorme differenza in questo ambito. Nel 1900 l'arte naturalmente era esibita, ma era esibita per lo più in presenza, in un teatro, in un palcoscenico o in un incontro di persone, in un raduno. Se penso al convitto, nel periodo in cui io vivevo, nel convitto eravamo in molti sordi che convivevamo insieme e all'improvviso c'era uno che decideva di esprimere qualcosa in arte e c'era uno scambio, c'era una condivisione in presenza. E siamo nel secolo scorso. Adesso tutto è cambiato e questo grazie anche alla tecnologia. Alla tecnologia che permette a noi persone di aprire un video, di videoregistrarsi, di esprimerci nella nostra arte e di diffonderla a tantissime persone. Certo, la tecnologia ha i suoi pro e i suoi contro. Il pro è che possiamo arrivare veramente ovunque attraverso questo mezzo. La parte negativa, il contro, è che siamo a distanza e che è tutto virtuale. Non è come quando eravamo vicini in carne ed ossa, ci vedevamo, ci toccavamo, ci vivevamo il momento in presenza. Ma l'arte evolve con i suoi tempi, evolve nella storia, usa gli strumenti per arrivare dove può. L'arte performativa, dicevo appunto, si può condividere con l'arte che utilizza pratica anche figurativa nel senso del pittore, del scultore, di qualcuno che usa le mani per esprimere l'arte, nella fotografia, che utilizza strumenti e oggetti. L'arte invece in senso performativo è quella che si fa in presenza, davanti a un pubblico, che ci fa vedere nel momento in cui esprimiamo. Abbiamo la poesia in lingua dei segni, abbiamo il visual vernacular, che avremo modo di approfondire in questa mattinata. Abbiamo il mimo, il teatro, i racconti, il cinema. Il cinema che può esprimersi in cortometraggi, documentari,
la musica in lingua dei segni, le canzoni in lingua dei segni, c'è il rap, c'è tantissimo nell'arte sorda in lingua dei segni. Io ho nominato il visual vernacular, che è qualcosa che vedrete stamattina, perché abbiamo un grande ospite, giovane, talentuoso, abita a Roma, ma è siciliano di origini, è un performer di visual vernacular, ma non c'è solo questo nelle sue competenze artistiche, anche un fotografo bravissimo, è proprio un appassionato dell'arte e dell'arte che fa. Quindi passerei a lui adesso l'intervento, ci racconterà cos'è il visual vernacular e ci parlerà di questo, quindi lo scopriremo insieme. Buona visione a tutti. Buongiorno a tutti. Un attimo che mi sono spaventato, mi vedo in grande schermo, devo cambiare la vista perché rivedermi così mi spaventa. Ottimo, buongiorno a tutti. Sono molto contento di essere con voi qui oggi. Ah, ciao a tutti. Vorrei dire ciao a ognuno di voi, ad ogni classe presente, agli adulti, ai bambini. Vorrei avere tutti i vostri nomi, ma caspita, non li conosco tutti e siamo in tantissimi. Quindi, ciao Marco, ciao Fabrizio, ciao Paolo. Sicuramente ci sarà un Marco, un Fabrizio, un Paolo. E siete proprio voi a cui io sto dicendo ciao. Però lo dico a tutti, ciao a tutti, dall'A alla Z, e qua comprendiamo tutti i vostri nomi. Fabio vi ha mi ha presentato, mi chiamo Walter Di Marco e sono un appassionato di visual vernacular da sempre, posso dire. Ma cos'è questo visual vernacular? Vediamolo insieme e userò un PowerPoint per spiegarvelo. Ottimo. Guardiamo insieme cos'è il visual vernacular. Facciamo un passo indietro. Vorrei fare una domanda a voi bambini grandi. Qual è il vostro film preferito? Qualcuno dirà Spider-Man? Qualche cartone animato? Sicuro ognuno di noi ha il suo preferito. E vi ricordate tutti gli effetti che vedete in un film, le luci, le scene di movimento? Ecco, il visual vernacular è tutto quello che vedete in un film, in un cinema, trasportato nelle mani. Ma è possibile attraverso le mani esprimere tutto quello che voi vedete in un film, in un cartone animato? Ma certo che sì, certo che è possibile. Come? Grazie al visual vernacular. Attraverso quest'arte noi possiamo raccontare e rivivere come se fossimo davanti a un film, rivivere le scene, rivivere un racconto, e le mani possono farlo. Ma che bella cosa che vi sto dicendo, vero? Che potenza hanno le mani. Il visual vernacular appunto è come vedere un film. Quindi il visual vernacular racconta una storia, ma non con le parole o con i segni. Tutto questo viene tolto, si usa tutta una comunicazione visiva. Il visual vernacular è proprio un'arte che nasce nel mondo delle lingue dei segni, non della LIS, della lingua dei segni italiana, non dell'American Sign Language, della lingua dei segni americana, ma delle lingue dei segni. Io adesso posso iniziare ad usare il visual vernacular e chi conosce un'altra lingua può vedermi, può capirmi,
perché non ci sono parole della mia lingua, ma ci sono gli effetti visivi che la lingua dei segni può creare, che le lingue dei segni possono creare, e quindi posso essere compreso anche da una persona straniera. Certo, è necessario avere già una competenza linguistica nella lingua dei segni per comprendere il visual vernacular. Chi conosce almeno una lingua dei segni può esprimersi in visual vernacular, ma certo, c'è chi può fare delle performance un po' più ricche, chi un po' più semplici, ma ognuno di noi può farlo. Come, però è logico che l'arte si distingue da persona a persona. Magari tutti noi abbiamo la voce, tutti noi potremmo cantare, ma tutti noi andremo a fare un concerto? Ecco, questo funziona allo stesso modo nel visual vernacular. Quindi vi ho detto, non ci sono segni, ma tutte forme visive delle lingue dei segni. Vi faccio vedere un esempio. Vedete? Una donna. C'è la parola donna, il segno nella lingua dei segni è questo. Questo. Ma nel visual vernacolo io come posso esprimere il concetto di donna? In tanti modi. L'interprete adesso si tace e guardatemi. Torniamo a tradurre. Vedete queste, cosa sono quello che vedete? I capelli di una donna, i capelli voluminosi, è vero? Oppure? L'interprete riprende. Vedete? Vi ho fatto vedere i capelli, dei tacchi che camminano. Le scarpe femminili per eccellenza, una bocca carnosa con del rossetto. E qui abbiamo espresso il concetto di donna. Ci sarebbero tanti altri modi. Il visual vernacolo funziona così. Da quello che vede lo trasforma nelle mani, nello stesso concetto, ma senza usare segno e parole. Vi faccio altri esempi. Il primo è un racconto in visual vernacular dal titolo, vi faccio vedere la foto. Golf. Prima di passare a questo racconto, vorrei spiegarvelo. C'è una palla, io sono la palla da golf e io sono anche colui che lancerà la palla con la mazza. E io mi trasformo, torno ad essere palla, la mia testa diventa la palla da golf. E c'è un rapporto tra la mazza da golf e la palla da golf, che adesso vi farò vedere. Avete visto? Avete capito cosa stava succedendo? Il racconto, c'è una pallina da golf, c'è la mazza da golf, il bastone, no?
che si sta avvicinando. Sì, si è arrivato al punto in cui la pallina aveva paura, no, di quella mazza da golf che poi l'avrebbe lanciato. Quindi la mazza si avvicina, lei ha paura, da paura. Questo è il racconto, un racconto breve, semplice. Spero che abbiate visto e vi sia piaciuto e l'abbiate capito in parte. Ma ve ne faccio vedere un altro, sempre in visual vernacular. È la storia che parte da questa foto. Vi do un piccolo aiutino per comprenderla. Allora, il protagonista è il pesce. Qual è il segno di questo? È il pesce. Vedete? Se vedete questo, sapete che sono il pesce. Ok? Guardate. Ecco qua, la storia di un pesce che un pescatore prende all'amo. Non siate tristi, vero? Però un po' di tristezza la mette questo video. Ecco, giusto per farvi capire cos'è il visual vernacular. Il visual vernacular è proprio un racconto, racconta una storia, un messaggio che sia bello e brutto, allegro, triste, ma lo racconta usando non parole, non segni, ma comunicazione e visiva. Tutte in forma visiva, la comunicazione visiva delle lingue dei segni. Certo, esiste una teoria del visual vernacular, c'è una struttura, ci sono delle regole, principalmente 9, ma non sto qui a spiegarvele perché entreremmo in un contesto molto più ampio, ma ho giusto voluto farvi venire un po' un languorino su questo visual vernacular. Grazie e a tutti. Complimenti Walter, complimenti, siamo proprio felici di averti visto, grazie di quello che ci hai fatto vedere, grazie della spiegazione. Ma il visual vernacular, da dove nasce? Da cosa nasce? Ce lo racconti? Allora, per me è partito dal mio primo giorno. Era dentro di me, c'era già quel semino dentro di me, che crescendo si è alimentato. Non ci pensavo, io mi esprimevo, non sapevo che stavo facendo del visual vernacular. Inventavo, creavo, era un po' un linguaggio un po' sporco, un'arte un po' sporca. Poi ho iniziato a vedere e vedere le cose mi ha permesso poi di ripulire quell'arte che avevo dentro di me e renderla sempre più chiara e sempre più vera. Ma a me, nella mia vita, ho sempre dovuto fare qualcosa di creativo, di artistico, in tutte le cose che faccio. E voglio anche distinguermi dagli altri, voglio fare qualcosa di particolare. E il visual vernacular mi permette tutto questo. È proprio il mio, mi sento nella mia zona quando uso il visual vernacular. Riesco ad esprimere e a sentirmi bene. È come una medicina, un toccasana per me quest'arte. Quindi è proprio mia, fa parte di me. Ma che bellezza, Walter, grazie, grazie, e noi speriamo che tu vada sempre più avanti e faccia sempre il massimo in quest'arte. E se qualcuno ha voglia di approfondire il visual vernacular o fare qualcosa in più, lo contatti pure.
Adesso dovrei passare la, la relazione a Lucia Daniele, che purtroppo ieri ci ha avvisato che era malata, ma ha potuto darci una sua registrazione, quindi fatta prima di sapere se sarebbe intervenuta o meno, e quindi la vedrete e si racconterà. Lucia è una performer, è una poetessa, scrive e segna canzoni in LIS, è molto conosciuta nella comunità sorda perché è da anni che effettua le sue performance, quindi vi faccio vedere alcuni suoi esempi di canzoni in lingua dei segni. È una, in questo primo esempio è una canzone tradotta da un testo italiano e quindi può andare il video della canzone di... Va bene Rita, vado. Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un mondo da ignorare, voglio che tu sia mia complice discreta, accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo fino in fondo, non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando, andiamo al polo nord, o su se preferisci, accettami, ti prego, dimmi che ci riesci, non ho detto mai di essere perfetto, se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto, se ne trovi di più, ancora mi sta bene, basta che restiamo ancora così insieme. Molto brava, fortissima. Magnifico. Eccola, eccola la nostra Lucia Daniele, quante emozioni che ci sono arrivate. Però lei non sente la musica, è sorda. Non ha potuto fare questo. Grazie alle vibrazioni che possono essere percepite da una cassa molto vicino, oppure da un sistema di vibrazione che può essere appoggiato al petto, oppure da una pedana di legno, attraverso il legno si possono percepire le vibrazioni. È una grande artista, Lucia, veramente. E vi faccio vedere un altro esempio che ci porta Lucia Daniele, una sua poesia in lingua dei segni italiana.
Voi sapete, in lingua italiana le poesie molto spesso hanno le rime, c'è una ridondanza, una ripetizione, e lì come possiamo farlo? Naturalmente esistono le rime, ma con delle regole diverse da quelle della lingua italiana scritta. Sono ripetizioni di forme delle mani, le cosiddette configurazioni, e altre modalità che adesso potremmo vedere in una poesia di Lucia. Può andare il video. Il titolo è Matita, scusate, non l'avevo detto. Ara 18 mesi. Ecco, la differenza tra la canzone in lingua dei segni e la poesia in lingua dei segni italiana è che la poesia ha più metafore. Ognuno può interpretare anche a modo suo quello che vede. C'è un alto uso dei classificatori nella poesia. E se volete approfondire di più la storia di Lucia e la sua arte, c'è una pagina su Facebook che si chiama appunto Lucia Daniele Arte, e potete andare a vederla, potete vedere anche altri video su YouTube o contattarla. Credo di poter chiudere con gli ospiti di oggi, gli artisti di oggi. Spero che questa mattinata vi abbia dato emozioni, vi abbia fatto conoscere la nostra arte, l'arte dei sordi, e che sia stata per tutti voi positiva. Grazie dell'attenzione a tutti e grazie della vostra presenza.
Niente, io ringrazio Fabio, Walter e Lucia per questo assaggio dell'arte. Questa ci hanno dimostrato delle specialità artistiche tipiche del mondo dei sordi, quindi li ringrazio e spero che magari qualcuno si appassioni e che magari approfondisca, che segua sui social tutto quello che viene pubblicato. C'è veramente tanto nel web e quindi possiamo seguirli e appassionarci. Quindi grazie ancora e in particolare a Fabio, che è stato il mio ex allievo, lo porto sempre sempre nel mio cuore. Grazie ancora. Adesso, prima di passare alla seconda parte della mattinata, molto attesa perché dobbiamo annunciare i vincitori del concorso, Federica, se vuoi mettere in chat un link dove chi lo desidera magari chiede, lo compilandolo, chiede l'attestato di presenza a questo incontro. Quindi nella chat, ecco, lo vedo già pronto. Quindi prendetelo, copiatelo e compilatelo e vi verrà inviato. Poi vi contattiamo e vi inviamo il vostro attestato di presenza. Ora passo la parola proprio a Federica, che ci parla per spiegare a tutti cos'era e cosa voleva, qual era l'obiettivo del nostro concorso. Includiamoci. Federica, a te la parola. Grazie Arianna. Io sarò molto breve, vi illustrerò i criteri del concorso. Allora, devo dire che comunque Arianna con l'ISIS Magarotto di Padova ogni anno, come ha già anticipato, in occasione di questa ricorrenza coinvolge bambini e ragazzi degli istituti di tutta l'Italia in progetti di varie tematiche. Quest'anno è venuta fuori l'inclusione. In realtà è un'idea che ci è venuta spontanea, ci è venuta subito in mente, proprio perché comunque a scuola ne parliamo quotidianamente e è anche il luogo dove ci conviviamo in maniera molto naturale con le diversità. Però poi abbiamo pensato come possiamo coinvolgere i bambini a parlare, a dire la loro su un aspetto così importante. E abbiamo pensato in particolar modo, uno dei nostri colleghi ha pensato ai cartoni e ne abbiamo individuato uno che è Kung Fu Panda, che penso tutti voi conosciate. È la storia di questo panda che in realtà è un abile cuoco, un grandissimo mangiatore di spaghetti, che però ha il sogno di diventare un grande lottatore. Da questo cartone abbiamo ricavato uno spezzone che ci sembrava significativo e che potesse in qualche modo rispecchiare l'argomento di questo concorso, e tra poco lo condividerò con voi così che tutti possano capire, anche quelli che non hanno partecipato al concorso. In particolar modo una parte di questo video lo abbiamo silenziato, abbiamo tolto l'audio per far sì che i bambini e i ragazzi impersonassero la tartaruga e dessero proprio una risposta a questo panda Po in difficoltà. Quindi l'obiettivo era nient'altro che far capire quanto fosse importante prendere coscienza della bellezza della diversità. Una volta che abbiamo individuato l'oggetto del concorso, abbiamo costituito una commissione esaminatrice che è composta dai miei colleghi Giuseppe Gaggiano, Manuel Ricci, colleghi di informatica, e da me. Abbiamo letto le centinaia e centinaia di domande che ci sono arrivate, di risposte, scusatemi, che ci sono arrivate, e tra tutte queste ne abbiamo scelte tre per ogni sezione. In particolar modo le sezioni previste da questo concorso riguardavano la scuola primaria per udenti, scuola primaria sezione sordi, e così anche la scuola secondaria di primo grado, quindi le medie, nella sezione udenti e nella sezione sordi. E appunto hanno partecipato in tantissimi, avete accolto questa proposta veramente in tanti, e vi cito solo qualche provincia degli istituti che hanno aderito. Partendo da sud a nord, vi cito Trapani, Cosenza, Catanzaro, abbiamo avuto anche risposte dalla provincia di Bat, Barletta, Andria e Trani, Benevento, Frosinone, Roma, Rieti, Parma, Imperia, Como,
E devo dire che in realtà un grandissimo contributo al successo di questa nostra iniziativa ci arriva proprio dalla nostra regione Veneto e in particolar modo dalla provincia di Padova. Un'altra precisazione, le risposte dovevano avere un massimo di 500 caratteri, quindi anche se le abbiamo lette tutte, purtroppo alcune non abbiamo potuto valutarle perché sforavano il numero massimo di caratteri e la possibilità quindi di partecipare era estesa o al singolo alunno o al gruppo classe delle varie sezioni che vi ho illustrato precedentemente. Devo dire che abbiamo avuto un grandissimo contributo, una grandissima partecipazione dalle scuole medie, dalle scuole secondarie di primo grado, perché più della metà delle risposte ci sono arrivate proprio da questi istituti. Detto ciò, vi dico che condividerò con voi quindi il video e successivamente Arianna leggerà e proclamerà le scuole vincitrici nelle varie sezioni ed inoltre vi anticipo che ci saranno delle menzioni speciali e anche dei fuori concorso, poi vedrete perché. Quindi adesso vi condivido il video. Allora, eccolo qui. Vedo che hai trovato il sacro pesco della celestiale saggezza. Oh. Ah, questo mi spiace, credevo fosse un normalissimo pesco. Capisco. Tu mangi quando sei sconvolto. Sconvolto? Non sono sconvolto. Cosa vi fa pensare che sia sconvolto? Allora, perché sei sconvolto? Probabilmente oggi ho fatto più schifo io di chiunque altro nella storia del Kung Fu, nella storia della Cina, nella storia dello schifio. Probabilmente. E i cinque? Caspita, dovevate vederli. Mi odiavano una cifra. Una cifra. Come farà Shifu a trasformare me nel guerriero dragone? Insomma, io non sono come i cinque. Non ho artigli, né ali, né veleno. Perfino mantide a quelle cosette. Forse dovrei mollare e tornare a fare gli spaghetti. Questa è la parte che noi abbiamo silenziato, in cui abbiamo tolto l'audio proprio per far sì che i bambini rispondessero. Però riconosce quella mia... Sui ottasi a destra e contatti di avversità, dare vita alle leggende della mitricità. Allora, grazie Federica per questa tua illustrazione della nostra proposta e prima di dare le classifiche devo dire che ci dispiace un po' dare la classifica perché veramente le tante tante risposte che abbiamo avuto meritavano, potrei dire, tutte di essere premiate, ma come sapete ogni concorso richiede questo passaggio, anche se è stato molto molto difficile la scelta e anche c'è stato un po' di dispiacere magari di non dover citare altri. Per questo abbiamo aggiunto delle menzioni speciali, perché proprio la commissione non ce la faceva a lasciare fuori qualche lavoro. Allora, cominciamo a nominare i vincitori, il terzo, il secondo, il primo, relativamente alla scuola primaria, sezione sordi. Al terzo posto troviamo l'Istituto Comprensivo di Porto Viro, di Rovigo, della provincia di Rovigo, in particolare la classe seconda B del plesso Monsignor Sant'Etiozzo, con l'insegnante Valentina Bellato. Ora non possiamo dare parola a tutti, però magari se c'è Federica un saluto. Allora, non sono riuscita ad individuarla. Eventualmente. Però se ci manda un messaggio in chat io la metto in evidenza. Perfetto. Così la trovo. Come secondo posto, invece sempre della primaria sordi, abbiamo l'Istituto Comprensivo Statale Tartini di Padova, la classe terza B con la docente Lembo Lucia, Maria Lucia. Dovrebbe esserci,
mi aveva confermato. Sì, ci siamo, ci siamo. Allora, se volete dare un saluto a tutti, aprite la telecamera. Eccola la classe, complimenti. Facciamo un saluto così. Grazie, grazie per la vostra partecipazione e complimenti. Allora, saluti, saluti e grazie soprattutto agli insegnanti che hanno permesso questa partecipazione e anche questo collegamento. Saluti, grazie. Allora, noi non possiamo leggere tutti i contributi che ci sono arrivati, cioè le risposte, perché sarebbero troppe. Quindi le pubblicheremo sul nostro sito accanto ad ogni scuola che abbiamo citato ora, ok? Quindi le troverete pubblicate, tra qualche giorno saranno pronte. Il primo premio invece, sempre scuola primaria sezione sordi, va alla scuola, all'istituto comprensivo Fara Sabina di Rieti. Eccoli qua, li dovremmo vedere, visti la classe terza B con la docente Alessandra Ercole. Complimenti anche all'insegnante, grazie, grazie di questa partecipazione e complimenti per il primo premio. Ci terremo in contatto per l'invio poi dell'attestato e dei nostri gadget. Grazie all'Istituto Comprensivo Fara Sabina. Passiamo adesso alle menzioni speciali sempre di questa sezione. Allora abbiamo l'Istituto Magarotto di Roma, la scuola Fabriani, no, la scuola media Fabriani, l'Istituto Comprensivo, la scuola elementare, la seconda A con la docente Clarissa Botti, non so se è collegata. Poi abbiamo, eventualmente ci dia un segnale, poi abbiamo l'Istituto Comprensivo di Padova, l'ottavo istituto, la classe quarta B con Annalisa Toson, l'insegnante. C'è Arianna, ma non ha il video e quindi non riesco a puntarlo. Lo vediamo in alto. Grazie, grazie. Questi sono i bambini. Erika è dell'ISIS Magarotto di Roma. Lo vedo i grembiolini azzurri. No. Erika, chi vedo Erika? Chi sono? Non sentiamo, non abbiamo capito se è Clarissa Botti o Annalisa Toson. No, Annalisa Toson è con un altro account ma non ha il video e quindi non riesco a parlare. Okay. Allora è la nostra scuola di Roma. Ok, grazie, grazie bambini, bravissimi. E poi abbiamo anche l'Istituto Comprensivo Calò di Ginosa, in provincia di Taranto, con la classe quinta B. Avevamo la docente Rosa Perrone. E lei, salve, piacere, ci siamo sentite per telefono. Complimenti. E noi pubblicheremo anche il link con il video che potranno vedere, perché avete fatto un lavoro veramente importante e bello e veramente di alta qualità anche tecnologica, direi. E complimenti, avrete una menzione speciale, ok? Grazie mille, ci saluti tutti i bambini. Grazie, grazie, grazie Rosa. Bene, passiamo adesso alla scuola primaria, sezione udenti. Al terzo posto abbiamo l'Istituto Comprensivo Padre Isaia Columbro in provincia di Benevento. E questo non è una classe, ha partecipato un gruppo di allievi. Potevano partecipare allievi singoli, gruppi di allievi, gruppi classi, era molto libera la partecipazione. Gli allievi Riccardo Antonio, Maria Teresa, Tommaso, Martina, Rodolfo, non so, Rodolfo, Cristian, Sofia e Gino. La docente è Rosina Francesca. Mi aveva confermato la presenza, non so se è ancora qui. Io vedo nella chat una Francesca, non so se sia lei, perché altrimenti non ho trovato altri riscontri. Ok, eventualmente si fa sentire. Come secondo posto invece
abbiamo l'Istituto Comprensivo Belludi di Piazzola sul Brenta a Padova, la classe seconda A, con la docente Agugiato Sabina. Eccoci qua, buongiorno. Salve, complimenti e grazie della vostra partecipazione. Complimenti e grazie. E poi abbiamo come primo posto l'Istituto Comprensivo Galilei di Padova, il 14° istituto, la classe quarta A con la docente Anna Crivellari. Buongiorno, buongiorno Arianna. Purtroppo abbiamo questioni di quarantena, quindi sono solo io da casa. Però vi ringrazio, riporteremo il messaggio ai bambini, siamo super super felici, grazie di tutto. Voi avete fatto un lavoro in più perché le scuole non si sono adagiate a quello che richiedeva il concorso, hanno prodotto video, storie che ci hanno mandato a parte via email, però siete stati bravissimi, siete stati nei 500 carati, avete fatto questo video molto molto bello. Grazie. Ci dite se lo possiamo pubblicare oppure no? Sì, volentieri, nel senso che prima chiederemo autorizzazione alla dirigente e poi volentieri le mando una mail, ma penso che si possa fare. Ok, grazie. Questo evento, lo dico a tutti, è registrato e avrete un link YouTube se magari con i bambini lo volete rivedere in un altro momento. Sicuramente, grazie infinite, così perfetto. Si godono anche loro il momento. Grazie mille a voi. Grazie. Vale, ciao Anna, ciao ciao. Allora, finite le scuole primarie, passiamo alla scuola secondaria di primo grado, la sezione sordi, quindi le scuole medie sordi. Partiamo sempre dal terzo classificato, scuola media statale Severino Fabriani, il nostro Magarotto di Roma, con la docente, la classe prima B, e la docente Giulia De Martis. Dovrebbero essere collegati, Arianna. Dovrebbero essere collegati. Preside, ci sei? Chi ha parlato? Io, sì, ci sono. T'ho detto, esco, entro. Preside, la tua scuola spopola. Guarda, la tecnologia da questo punto... Eccoti qua, eccoti qua. Dovrebbero essere collegati appena sono pronti e prendono il video. Aspetta che chiamo, lo dico a Marianna. Nel frattempo... Credo siano loro... Dove? Sì, sì, ah, sì. Eccoli. Però la telecamera... No, è la mia, no, è la nostra aula magna questa, Federica. Aspetta che chiedo a Marianna, un secondo solo. No, questa è la nostra aula magna. Sì, allora non ci sono perché non vedo... Comunque intanto io vado avanti, Preside, poi se si affacciano li salutiamo. Come secondo posto abbiamo l'Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti di Rubano con la classe prima F e la docente Silvia Scibetta. Non avevo avuto conferma. No, non c'è. E primo premio l'Istituto Comprensivo di Diamante Cosenza, come vedete spaziamo per tutta l'Italia, e la classe terza A con la docente Marcella Intrieri. Anche lei non mi aveva dato conferma della possibilità di collegarsi. Ok, passiamo adesso alla scuola secondaria di primo grado, sezione Udenti. E qui abbiamo una situazione inedita, cioè la commissione non è riuscita a decretare il primo, secondo e il terzo, proprio non ce la faceva, si arrovellava ma non ce l'ha fatta. Quindi abbiamo deciso, per sciogliere il nodo, di dare tre primi posti pari merito. E quindi siamo un po' in una situazione anomala, ma così è stato. Quindi tra questi primi tre abbiamo l'Istituto Comprensivo Cermenate di Como, con il singolo allievo Elisa e il docente Jorge Andrea Soteri. Io vedo collegati diverse utenze con IC Cermenate, non so quale sia il professor Oteri. Il professore si fa sentire. Ed inoltre Arianna, la scuola Magarotto di Roma ci dice che ha problemi nella video con la telecamera e quindi non può aprirla.
Poi, come secondo primo premio, se il professor Oteri si fa sentire, ci colleghiamo. Io sono qui, però purtroppo non sono a Cerminate, ma sono in un'altra scuola. Va bene. Vi faccio salutare dai ragazzi. Sì, grazie, grazie. E per la sua scuola, grazie a lei, professore, poi abbiamo un'altra sorpresa, ok? Intanto complimenti per questo pari primo posto con le altre due scuole. Complimenti e grazie. Saluti grazie a tutti i ragazzi. Dicevo, un altro primo posto è stato dato alla Scuola Media Fabriani, preside, con il singolo allievo Malak. Malak è un'allieva. È un'allieva, va bene, noi stiamo sul generico perché non sappiamo, certo, nome conosciamo non il nome straniero, non l'abbiamo riconosciuto. Mi piace che non il collegamento perché lei non gliel'avevamo anticipato, come dire, no? Che poteva essere nella rosa dei premiati, e quindi mi dispiace perché era interessante vedere la reazione, ma non funziona il collegamento. E l'insegnante era la Francesca Veneziano. Esattamente. Okay. E poi abbiamo il terzo primo posto dell'Istituto Comprensivo di Marghera, in provincia di Venezia, Cesco Baseggio, l'Istituto Comprensivo, con la classe prima B, la docente Laura Castelli. Chi si è collegata? Eccola qua, sì, Baseggio, sei Laura Castelli. Complimenti a tutti e a tutti i bambini, ragazzi, sono in Italia. Complimenti a tutti. Grazie. Per finire, adesso abbiamo finito la sezione media. Dobbiamo chiudere i microfoni. Grazie mille. Come ha anticipato Federica, abbiamo due fuori concorso, perché il concorso era rivolto alle scuole elementari e le scuole medie, primarie e secondarie di primo grado, e mi hanno telefonato delle scuole materne, delle scuole dell'infanzia, hanno detto: ma come, i nostri bambini potrebbero dire molte cose al povero Panda, vorremmo partecipare. E io ovviamente ho dato questa possibilità e ho detto: partecipate, siete fuori concorso, però analizzeremo e prenderemo in considerazione le vostre partecipazioni. Quindi abbiamo le insegnanti Giorgia Bonatti e Francesca Giovanelli dell'Istituto Comprensivo Castelnuovo Magra della Spezia con la sezione B. Eccoli bimbi! Ciao Giorgia! Complimenti! Salutate! Ciao! Siete stati premiati, eh? Eh sì, Saluta, ciao! Salute, grazie! Ciao! Ciao, bimbi! Bellissimi! E poi abbiamo da Taranto, sempre dall'Istituto Comprensivo Calò, il plesso Lombardo Radice, la sezione A con la docente Enrica Perrone. Se c'è... Giorgia, vuoi dire qualcosa tu di questo concorso? Perché ti ha così entusiasmato che mi ha emozionata la tua telefonata e la tua richiesta di partecipazione. Beh, certo, l'iniziativa mi ha colpito moltissimo, anche perché appunto noi abbiamo Gabriel. Gabriel, vieni qui. Gabriel, noi abbiamo Gabriel che è il nostro... Vieni, guarda, saluta. Ciao Arianna. Ciao. Ciao, ciao Arianna. Arianna, amore. E quindi ci piaceva questo lavoro anche di sensibilizzazione di tutto il gruppo classe. L'abbiamo fatto velocissimo perché la comunicazione ci è arrivata sotto le feste e abbiamo avuto 3 giorni. L'anno prossimo ci prepareremo meglio, ma siamo molto felici di aver partecipato, è vero? Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie. Vedo che è pronta anche Enrica Perrone con i suoi bimbi. Grazie Enrica. L'entusiasmo a tutti, eccoli. A tutti. Enrica, vuoi dire 2 parole? Enrica, vuoi dire 2 parole? Saluto, grazie.
ciao. E poi volevo solo dire, come ho preannunciato, che daremo una menzione speciale a due istituti, l'Istituto Magarotto e l'Istituto Comprensivo di Cermenate Como, con il professor Gheorghe, e invece dall'Istituto Magarotto sono intervenuti vari insegnanti, perché sono state le scuole che ci hanno dato più contributi, hanno fatto partecipare allievi singoli, classi, gruppi di allievi, veramente decine di partecipazioni. Quindi daremo una menzione speciale proprio alla scuola per aver dato un contributo così importante. Come vi ho detto, troverete tutta questa classifica con anche le risposte che sono state date dai bambini nel nostro sito. E con questo io ho concluso. Preside, se ci sei ancora, lascio a te la parola. Guarda, alla fine non sono mai andata via. Perfetto. Non ti vedo, scusami, ma non ti vedevo. Mi dispiace che siamo il direttore sia uscito, perché lo vedevo sempre lì e intendevo dargli anche... 5 minuti fa, veramente. Allora, io veramente ringrazio tutti per l'entusiasmo con cui ogni anno vediamo che si partecipa a questo concorso, a questa iniziativa, che continuerà, che ripeteremo, proprio sempre noi speriamo che il prossimo anno si possa essere insieme, poi magari troveremo il modo. E devo dire, io lo scorso anno, due anni fa, ero a Padova e ho visto alcuni lavori. Resto strabiliata dalle capacità interpretative dei bambini, da come rispondono, chiaramente adeguatamente supportati dai docenti, è evidente questo. Però effettivamente capisco gli ex aequo di quest'anno, perché anche in passato c'erano delle difficoltà nella scelta di a chi assegnare il primo premio. Detto questo, auguro a tutti buon lavoro, grazie veramente per la partecipazione, ancora grazie ad Arianna e alle interpreti che ci hanno sostenuto in questo lavoro, e a presto, facciamo così, noi non mettiamo limiti, a presto in presenza, facciamo così, magari all'aperto, ci potremmo inventare una cosa che la spostiamo un pochino come periodo, scegliamo, che decidiamo che San Francesco di Sales si può festeggiare anche a primavera e all'aperto, e così forse sconfiggiamo questo timore della vicinanza e della presenza, che prima ci piaceva tanto. Bene, grazie Preside, grazie a tutti, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e collaborato. Ciao Isabella, ciao a tutti, ciao Paolo, state bene, ciao a tutti.